In seguito alle vostre inchieste sul padre di Giorgia Meloni e sulla famiglia del Presidente del Senato La Russa, poche settimane fa Fratelli d'Italia ha presentato un'interrogazione in vigilanza RAI in cui ha chiamato Report una trasmissione ridotta a costruire teoremi fini a se stessi, utili solo a spargere fango. Cosa rispondi? Ma intanto che abbiamo raccontato dei fatti di interesse pubblico. Qualcuno ha detto, ma c'era, qual era l'interesse pubblico di parlare del padre della Meloni quando la Meloni e la sorella avevano detto che non avevano sostanzialmente rapporti con il padre da quando avevano 14 anni, insomma. Intanto, Perché voi cosa avete detto del padre? ma il padre era uscita la notizia a ottobre del 2023 che, da quotidiani spagnoli che era stato coinvolto in traffico di droga, era stato anche arrestato. Noi avevamo aggiunto un particolare in più che da una testimonianza di un collaboratore di giustizia raccolta da Giorgio Mottola, il nostro inviato, il padre della Meloni, questo Franco, come lui lo ricordava, l'aveva detto in un verbale addirittura del 92, se non vado errato, era l'uomo che trasportava della droga per conto di Michele Senese, boss della Camorra a Roma, rappresentante della famiglia, della nuova famiglia È camorristica. un Quindi fatto che, è un diciamo, fatto, sì, minimamente rilevante essendo un Presidente del ma Consiglio. certo, no, questo è un No. fatto. Poi sai, a me Mi rassicurate che a casa si sente, sì. si dice che la notizia che il cane che morde un uomo non fa notizia, però io ti dico, se il cane della Schlein morde la Meloni fa notizia e come, no? Quindi cioè, in questo senso ci sembra una notizia importante. Però loro dicono, beh, era uno talmente screditato che andargli a dare Ma chi l'ha voce. detto questo? Questo hanno ripreso una notizia pubblicata da un giornale, cioè da un altro organo di stampa, rispettabile, ma non era vero perché Perrella è stato considerato fondamentale nelle inchieste che hanno portato poi a giudicare Michele Senese. Quindi, E allora spostiamoci sulla Russa. Stesse critiche sulla vostra inchiesta sul Presidente del Senato. Cosa non va nella famiglia del Presidente del Senato? ma lì diciamo, gli attacchi ci sono arrivati, a parte in modo singolare, forse l'evoluzione della cassetta 2.0 di Berlusconi, le risposte del Presidente del Senato. Noi avevamo chiesto un'intervista, l'ha rifiutata, ha solamente deciso di risponderci con un video dove le domande le faceva il suo portavoce, quindi difficilmente poteva nascere, diciamo così, un contraddittorio. Ed erano le domande che avevamo fatto noi. E lui dice: io vi Dopodiché, rispondo a tutto, dice, avete detto un sì, sacco di fesserie, lui. non E sono mai stato attaccato o indagato o inquisito né io questo è né la mia vero, nessuno famiglia. l'ha detto, ma noi Cosa ne abbiamo hanno fatto in portato una famiglia? serie di fatti che sono incontrovertibili. Noi abbiamo portato la testimonianza di un di un carabiniere che aveva ammesso in un'informativa che riguardava Luigi Lardo, un infiltrato di Cosa Nostra, che non è vero che è stato giudicato inattendibile perché Ilardo è stato considerato il collaboratore di giustizia, anzi non era collaboratore di giustizia perché non ha fatto in tempo a diventarlo, perché l'hanno ucciso prima che portasse le sue testimonianze all'interno di un processo, ma le sue informazioni sono state fondamentali per arrivare a scoprire dei capi di Cosa Nostra che erano fino a quel momento sconosciuti anche per chiudere dei processi, quindi non è vero che era inattendibile. La notizia più importante che però avevamo dato è che il cognato dei La Russa si era celato dietro una fiduciaria, aveva raccolto attraverso le call center dei soldi della pubblica amministrazione, in particolare della sanità lombarda, non aveva pagato i dipendenti, non aveva pagato le tasse. Questa, secondo noi, era una notizia di interesse pubblico, ma è sparita dalle agende questa roba. Mentre avevamo anche raccontato, anche questo fatto vero, che un socio ancora attuale, almeno fino a pochi mesi fa quando abbiamo fatto l'inchiesta, del Presidente del Senato si era rivolto a uomini vicini all''ndrangheta, anzi manodopera dell''ndrangheta, per recuperare dei crediti. Io non penso Tra che in un l'altro era lui paese. che lo diceva ai vostri microfoni, Sì, non l'ha era. anche ammesso, sapendo che erano dei 'ndranghetisti. Ora, io credo che un marziano che scende nel nostro paese, cioè, gli prende un colpo a sentire il Presidente della seconda carica del Senato possa avere queste relazioni, senza che abbia mai preso poi distanze da No, questo, ma capisci? sai cosa? Da cosa rimarrebbe colpito un marziano? Non tanto alle cose che scoprite, al fatto che dopo che l'avete scoperto non succede più No, nulla. no, non è anche vero perché ci hanno querelato, ragazzi, No, succede a voi, ma l'opinione esatto. pubblica digerisce. Ma ci arriviamo attraverso un altro caso che avete sollevato, la bancarotta di Daniela Sì. Santanchè. Raccontaci di che si tratta. Ma in realtà c'erano delle testimonianze sul caso Visibilia,
si era parlato già diverse volte, hanno parlato diversi organi di stampa. Nella fattispecie non hanno raccolto delle testimonianze importanti che riguardavano i dipendenti, che non erano stati pagati, i dipendenti che erano stati messi in cassa integrazione a 0 ore per il Covid e che venivano invece utilizzati per le aziende della Santanchè, oltre a Cioè, tutta una serie prendevano i di soldi della anomalie cassa e integrazione e lavoravano lavoravano, sì, uguale. poi venivano rimborsati, c'era una specie di rimborso spese. Insomma, non credo che questo sia un comportamento tanto, tanto Anche normale, no? là Cioè, avete le registrazioni ma la cosa più dei grave, manager che Giovanni, lo dicono. assolutamente, ma la cosa più grave è che il sottosegretario Santanchè ha mentito in Senato, ha detto cose non vere e ha omesso delle Cosa ha cose, detto? ma aveva detto per esempio che lei nella vicenda Ki Group, questo gruppo che si occupava di biologico, aveva solamente il 5%, non aveva ruoli fondamentali, smentita dai documenti e dalle testimonianze dei dipendenti, Avete quando anche aveva anche dei invece WhatsApp in cui lei impartisce assolutamente, degli aveva anche ordini. delle quote invece della controllante Bioera, era emerso anche un patto sindacale dal quale emergeva sostanzialmente che lei aveva un potere decisionale pari a chi deteneva il gruppo. Insomma, c'era tutta una serie di cose non dette e omissioni e cose false, ma l'ha detto in Senato. E quando qualcuno ha obiettato questo, è stato detto che la stampa non si deve azzardare a dettare l'agenda Chi alla l'ha detto? politica. Questo, se non ricordo male, era stato il presidente della giunta delle elezioni, Costa. Cioè, non prendiamo l'agenda da. Sì, quando invece in altri paesi. Recuperiamo Sgarbi come reagì quando lo trovarono sulla vicenda dei quadri. Prego, prego. No, dicevo, quando in altri paesi come gli Stati Uniti, no, ricordiamo la scritta sotto il Washington Post, che la democrazia muore nel buio, quel giornale che aveva realizzato l'inchiesta su Watergate che ha fatto cadere il presidente Allora, arriviamo degli al Stati caso Uniti. Sgarbi. Lui si è dimesso dopo un parere dell'antitrust sui suoi incassi in conflitto di interesse col ruolo di sottosegretario alla cultura. Un conflitto su cui voi avete acceso un faro con una vicenda dei quadri, in apparenza complicata ma in realtà molto semplice. Cosa avete trovato? Ma noi abbiamo ricostruito una vicenda che era all'interno delle carte giudiziarie appena accennate, carte giudiziarie risalgono addirittura al 2013, quando era stato rubato un quadro all'interno di un castello ad un'anziana signora. Noi abbiamo ricostruito che questa tela, che era stata tagliata con un taglierino, era poi emersa, portata da una persona. Secondo le testimonianze, quindi poi la giustizia dovrà fare il suo corso, Certo. portata da una persona vicina a Sgarbi al restauratore di fiducia di Sgarbi, tale Mingardi. Quest'uomo ha fatto le sue fotografie, ha visto, si trattava della cattura di San Pietro, un quadro di Manetti, un quadro del 600, insomma anche di valore. Questo quadro somiglia in maniera impressionante a un quadro che appartiene a Sgarbi e che ha messo a mostra a Lucca. La differenza è una fiaccola che è stata, secondo noi, Giusto posta, apposta. messa dopo, perché noi abbiamo rintracciato un laboratorio che fa le fotografie ad altissima qualità delle opere d'arte, cui l'aveva portata proprio Sgarbi, e si vede in alta qualità le crepe della vecchia vernice, tranne nei punti tipo la fiaccola o tipo dove c'erano dei Tipo un buchi. trasferello. Esatto, e quindi c'era una testimonianza importante. Ma l'anomalia, poi abbiamo ricostruito anche tutta una Sì, serie lui dice che sono due quadri diversi, no? Sì, Lui dice lui. uno è quello che è stato rubato, uno è il mio. Sì, questo dice lui, poi la Arriverà scoprirà nel giudizio di però ha merito, dato sì. varie versioni. Intanto aveva detto che prima il restauratore era questo Mingardi, poi ha cambiato versione quando abbiamo detto che lui aveva una fotografia del quadro senza fiaccola. Poi aveva detto che era stato ritrovato insieme ad una persona dentro Villa Maidalchina, che era la villa acquistata dalla madre, ma la persona che stava con lui non si ricorda il particolare, aveva ritrovato Diciamo voi questo avete fatto quadro. bene Sì. a sollevare il caso, Però, poi. sai, Giovanni, tu mi dici perché hai scritto un libro ad un certo punto su questo? Perché mi sono reso conto, intanto ho voluto saldare un debito con il mio pubblico, perché conosce la parte di Siegfriedo Pubblica un po' meno quella parallela che cammina a fianco delle inchieste, ma soprattutto perché mi sono reso conto che noi viviamo in un sistema, un corpo che è malato, ma talmente abituato a convivere con questa malattia da considerarla la normalità. Ora, anche un gesto che eticamente potrebbe essere importante, come le dimissioni
di sgarbi, in realtà io sono malizioso, gliel'ho anche detto in un confronto pubblico, io penso che lui l'abbia fatto solamente per poter continuare a guadagnare di più come conferenziere e non perché è stato Diciamo, lui in messo. qualche misura ha detto così, continua a essere sgarbi, diciamo, Continua continua a fare il a suo lavoro. essere sgarbi, ma nel libro noi troviamo delle testimonianze di politici che ammettono che la normalità è incassare 800.000 euro in nero, e questo politico me l'ha detto durante un'intervista con la bandiera della Repubblica Italiana Chi è? alle spalle. Beh, uno che ancora vive e lotta insieme a noi, Denis Verdini, che dagli arresti domiciliari è rimasto coinvolto in questa vicenda giudiziaria di ANAS, come giravano gli appalti, e secondo i magistrati ancora oggi continuerebbe a incassare 20.000 euro in nero, ma quella, dice lui, beh, avviene una cosa nella normalità. Come giudicata quasi normale il fatto che un politico possa spingere dei suoi emissari a spiarti, a registrarti, a portare dei nastri parzialmente manipolati dalla magistratura per bloccare un'inchiesta che un servizio pubblico sta facendo sulla sua Questo chi è amministrazione. stato? Tosi, che ancora vive e lotta insieme a noi, oppure dei politici che hanno divulgato dei dossier falsi che mi riguardavano e che ancora vivono e lottano insieme a noi. Questo chi è? Ora se questo, beh, c'è Nobili, i membri della commissione di vigilanza Rai, Faraone, ex Ruggeri, e che continuano comunque a influenzare ancora le Anche istituzioni. perché con Ora, questo racconto hai scavallato, sei passato all'opposizione. Perché poi nel tuo libro viene detto, ma beh, tu c'è sai che noi caso non facciamo Renzi. sconti perché una Infatti notizia arriviamo non ha dall'altra colori. parte. Una notizia è una notizia. Mi Cioè, dici com'è finito il caso Renzi Autogrill? Vi è con la arrivato un richiesta di filmato? archiviazione, sì, con la richiesta di archiviazione da parte dei Avete PM, mandato in onda un filmato in cui Renzi parlava con una spia, con l'agente Mancini? 00007 Marco Mancini, in un autogrill, il mistero è ancora la natura di quei colloqui, Renzi ha ma detto, beh, si è ma vi pare che parlato. arriva un filmato da una cittadina, quella è Sì, una no, ma spia. infatti c'era il complotto che non c'è, ma all'inizio qualcuno aveva fatto anche trapelare la voce che potessimo essere al servizio dei cinesi, poi avevamo mandato nella stessa puntata l'inchiesta di Giulio Valesini e Cataldo Cicolella che riguardava le telecamere cinesi che davano informazioni in Cina, piazzate però in Italia, allora non era possibile che eravamo dei servizi segreti, allora eravamo dei servizi segreti russi, però dopo 15 giorni è arrivato Lavrov, il ministro degli esteri che ci ha indicato per un'inchiesta che abbiamo fatto sulle mascherine e sulla missione russa in Italia, il governo Conte, come nemici del Cremlino e quindi non era possibile che eravamo dei servizi Senti, russi. dammi un flash sull'altra posizione, Zan e De Biase, e poi arriviamo al ponte sullo stretto. Ma è quello che dicevo, che c'è comunque una malattia nel nostro sistema, no? De Biase che è socia in una società che lavora Ed è con lo deputata del Stato. A PD. differenza della quello che secondo noi è una incompatibilità, anche se la Giunta l'ha decretata compatibile dalla posizione di Gasparri, De Biase aveva denunciato questa sua E in più posizione. dice, Gasparri mi sono non l'ha rivolta dopo, fatto. Gasparri no, poi l'ha fatta e anche la Sì, giunta lo lì ha rimangono accolto. però degli interrogatori, perché, degli interrogativi, cioè perché nessuno ha risposto al tema che abbiamo sollevato in trasmissione, cioè un parlamentare importante, un uomo importante della Lega ha detto che c'era arrivato il diktat prima della riunione della commissione della giunta delle elezioni dove giudicare sull'incompatibilità di Gasparri che Gasparri andava salvato per fargli passare delle buone feste a lui e al governo. Le È feste sono sempre una buona passate, notizia. Massimo nessuna Giannini, risposta. allora però ti faccio vedere, oltre alle reazioni di cui abbiamo parlato, come ha reagito sul momento Sgarbi davanti a voi di Report. Prego. Lei muore in un incidente stradale, io sono No, contento, per ha favore, capito? professore, Io io mi sono. auguro che lei No, abbia un incidente e si schianti, se lei mi no, no. fa schifo. Andiamo a 40 nel No, viaggio di vada a ritorno. 30 anche, vada a fare in culo. Non rompa il cazzo a me, faccia di merda, si tolga dai coglioni. Spero che la mandiate in onda, adesso comincio a dire, tiro anche fuori l'uccello così lo No, no, massacro. no, no, Glielo mandate per report, ecco. evitiamo, professore, Toglietevi come. dai coglioni, vada fuori dalle palle, vada a Vado. cagare lei Ranucci e Report che mi fa cagare. Io spero che lo mandi. È una trasmissione che quando la vedo mi viene il vomito con quella faccia da Montanari di quello lì. Mi fate schifo. La faccia Allora, da c'è un primo. Montanari, la Vabbè, c'è una somiglianza vaga col professore, somiglianza, va sì. ammessa. Allora, c'è un tema. L'immediatezza, no, Sgarbi lo conosciamo, è una cosa che anche fa ridere, come lei stesso, tu stesso stavi facendo. C'è un tema poi di credibilità delle istituzioni. Allora,
La domanda va a Massimo Giannini. In che contesto stiamo agendo, in che contesto sta agendo Report e cosa porta alla luce l'atteggiamento della politica nei confronti di questa trasmissione? Ma intanto io faccio i complimenti a Sigfrido perché sta facendo un lavoro straordinario. È di squadra, chiaro, tutto Report, non ci mancherebbe altro. Predicatore in terre di infedeli, perché effettivamente operi in una RAI che credo, lo dicevamo prima, in questo momento sia il luogo più ostile per chi fa un lavoro come quello che fai tu. Più ostile perché? Perché appunto il contesto è quello che dicevamo, e cioè Telemeloni esiste, non è vero che non esiste, come dicevano prima gli altri ospiti che erano qua, e noi ne abbiamo le prove tutti i giorni con i telegiornali, i notiziari, i talk e anche il clima ostile che c'è nei confronti di una trasmissione come la tua. Io ogni volta che guardo Report, e credo che questo accomuni tutti i cittadini che lo guardano, penso sempre questo, e ne parlo spesso con gli amici: domani scoppierà un casino. Il giorno dopo non scoppia mai niente. Allora mi chiedo, ma in che paese viviamo? In che paese viviamo? Spero appunto che Report è l'ultimo, uno degli ultimi punti di resistenza in una RAI totalmente lobotomizzata, e quindi spero che le spalle di Sigfrido e dei suoi siano naturalmente replica alle osservazioni di Massimo. Ma allora voglio dire che io mi sento libero e sono stato sempre libero, e devo dare atto, lo dico anche per la credibilità del programma e la nostra credibilità, Paolo Corsini, che è il mio direttore, che è stato al centro di una polemica per le dichiarazioni che ha fatto ad Atreio. Io con lui ho un colloquio diretto, non ho mai subito censure, abbiamo un colloquio costruttivo, tante volte mi ha dato anche delle indicazioni. Questo ci tengo a dire. Domandavo del contesto politico, non allora, tanto dell'azienda, perché poi in Rai abbiamo lavorato che dice, tutti, è vero, alla fine quello si dice trova Massimo, sempre in modo allora, di... Io non c'ho... Non avverto un'ostilità, cioè non avverto una contentezza quando andiamo bene. Vabbè, quello sarebbe troppo. Quello sarebbe troppo. Però sai, la difficoltà è che se tu, Rai, credi in un programma come Report, che è fatto da una squadra che rischia la vita, perché io questo lo voglio dire, l'avete visto anche nelle immagini, che rischia la salute per raccontare determinate cose rispetto a molti altri programmi, tu devi dare l'anima per difendere questo programma, perché è il fiore all'occhiello del servizio pubblico. Io non ti chiederei tanto della RAI, che è un'azienda che ora ne parleremo di nuovo, ne abbiamo già parlato, ma insomma abbiamo conosciuto tutti, la politica ha conosciuto, io ti chiederei del contesto in cui si muove la RAI. Tu pensi che questa maggioranza, pur molto forte, si trovi a inseguire le critiche, a fermare le critiche? Abbiamo visto il caso di Mara Venier, ne abbiamo parlato, e se vuoi possiamo far rivedere l'atteggiamento nei confronti dei tuoi giornalisti, anzi guardiamo, del Presidente del Senato, la seconda carica dello Stato, guarda. Non è mai fallita, mi dica, si sbaglia. Perché è vero che lei ha offerto 100 milioni di euro in appalti, ma questo è un placcaggio personale. Come fa a risultarmi se le ho detto che non lo vedo da quando avevo 13 anni, mi perdoni, grazie e buona sera. Ma adesso non dobbiamo parlare di polemica. Che fa? Ma mi ruba il microfono? Sì. Ma guarda, ne ho un altro, è fortunato perché ne ho un altro, facciamo con quest'altro. Questa volta offro io, faccia andiamo. Così, non mi metta la mano qui, per favore, non mi metta la mano così, io non sto mettendo le mani addosso. Nemmeno io, sto mettendo andiamo le mani addosso. Andiamo a bere qualcosa, questa volta offro io. Dovreste vergognarvi per questa volgare fake news e per questa falsità mai ripresa da alcuno, della quale risponderete in sede penale. Stiamo parlando del Presidente del Senato. Sì. Presidente del Senato, che però voglio dire, no, adesso al di là, io capisco, perché noi siamo molto ruvidi quando facciamo le inchieste, se dovessi dire che uno rimane contento di avere una falsità, no? Beh, certo, però, ti cerca Report, già ti preoccupa. Però qual è il potere della politica e di chi conta? Che poi va il giorno dopo in una trasmissione, mi accusa di essere un calunniatore seriale, cosa falsa, perché io non ho mai perso una querela per calunnia, una denuncia per calunnia, no? Non ho mai perso una denuncia per diffamazione, e ci chiedono risarcimento danni i figli, ce l'ha chiesto Urso, che ci ha querelato per 3 volte, ce l'ha chiesto Sgarbi, l'ha minacciato Gasparri, l'ha fatto Giorgetti,
Poi ci siamo allargati, siamo arrivati all'evoluzione, perché adesso pure i familiari lo fanno. La moglie di Giorgetti, la sorella della moglie di Giorgetti, Fontana con la figlia di Fontana. Cioè, capisce che noi siamo probabilmente... E questo è un condominio, non è un governo. Il governo quanto a famiglie sta messo bene. È il paese che conta più querelle da parte dei politici e denunce, questo, tutto questo. Mentre dall'altra parte c'è un disegno di legge sulle liti temerarie, cioè che dovrebbe proprio contrastare questo fenomeno che giace in un cassetto. L'agenda sulla libertà di stampa, cioè questo governo, questo Parlamento, non la tiene minimamente in considerazione. Mi dici solo una cosa e poi una domanda a Massimo Giannini sull'attualità, ma se Report o Report, come dite voi, perde, chi paga? Allora, intanto il contratto è chiaro, perché quello riguarda noi dipendenti. Noi abbiamo la tutela legale, ma in caso di perdita per dolo, negligenza, ma è legittimo, io sono d'accordo, perché si tratta di denaro pubblico, la RAI si può rivalere su di noi, quindi paghiamo noi. Chiudiamo il caso. Ecco, questo lo dico perché ognuno dice paga la RAI, l'ha detto pure all'epoca, prima di... Paga la RAI, ma poi li riprende da te. Consiglio anche la Meloni, ed è stata corretta su questo. Non paga la gente. Il caso del giorno, Mara Menier, guardiamolo insieme a Massimo Giannini. E poi le questioni penali sono personali, come sappiamo. Beh, quello certamente. Mara Menier per Massimo Giannini. Roberto Sergio ha dichiarato questo. Ogni giorno i nostri telegiornali e i nostri programmi raccontano e continueranno a farlo la tragedia degli ostaggi nelle mani di Hamas. La mia solidarietà al popolo di Israele e alla comunità ebraica è sentita e convinta. Queste sono le parole che ovviamente condividiamo tutti. Quello che gli immigrati mettono nelle nostre casse per pagare le nostre pensioni è più di quello che spendiamo per l'accoglienza. Va bene, però qui è una festa, scusa. È una festa, scusa. No, perché scusa. Davvero troppo. No, io ho detto, se non ci mi vorrebbe fanno... troppo tempo per affrontare. Ma io se... quando determinate è... il problema tematiche. È che quando mi fanno una domanda sì. Non riesco a non rispondere. No. Allora, devo spiegare il freeze alla fine perché la RAI non ha dato l'autorizzazione a mandare queste immagini. Le altre, diciamo, quelle in cui si contraffaccia il fuori onda non può andare in onda. Invece le altre abbiamo preso l'autorizzazione ad Argent Amico, abbiamo fatto il giro al contrario. Allora, perché? Io dico al netto della professionalità di Mara Venier, che è riconosciuta ed è provata dalla carriera e dai successi. Perché è testimone di qualcosa questo fatto? Giannini, Lanucci. Beh, perché si vuole che il pensiero unico che la maggioranza, il governo e la Presidente del Consiglio impera e impone a tutte le componenti dell'informazione pubblica passi nel giusto modo, no? Allora, questo riguarda tanto la politica estera quanto la politica interna, riguarda tanto i telegiornali quanto il Festival di Sanremo. A Sanremo due artisti hanno avuto l'ardore di parlare di temi di attualità, uno dei due tra l'altro ci ha fatto anche la canzone d'Amico, Onda Alta, parla dei migranti. Ne ha parlato nel dopo festival e questo non va bene, perché qui si parla solo di musica. La stessa cosa ha fatto Gali, dicendo stop al genocidio, si può discutere o meno se sia genocidio, sicuramente è una strage terrificante, si sente il bisogno immediatamente, come se ci fosse anche lì una par condicio, stiamo parlando di arte, ognuno può dire quel che vuole se rispetta gli altri, e invece no, anche lì occorre addrizzare l'informazione, manipolare l'informazione. Questo riguarda tanto la RAI quanto i privati, perché l'altra cosa che mi colpisce molto, e qui c'è un salto di qualità rispetto al passato, è che il governo e la Presidente del Consiglio cita per nome e per cognome coloro i quali rappresentano una distonia rispetto al racconto dominante. Cioè, se la prende con Sigfrido Ranucci, se la prende con Lilli Gruber, se la prende con Roberto Saviano, e li cita per nome. Un governo ha in mano il potere politico. La dismisura che esiste tra chi ha in mano il governo del paese e chi fa informazione è immensa, e chi ha il potere non se ne deve approfittare. Infatti, cioè, non è necessario che il potere ti uccida, basta solamente che ti dia la sensazione di poterlo fare, capisci? E questo già... La stessa cosa l'hanno fatta anche con Repubblica, per interposto editore, no? Il giornale Repubblica è un giornale che in questo momento critica l'azione del governo, però Giorgia Meloni l'ha attaccato
usando perde credibilità suo... perché l'editore ha portato serve la Fiat all'estero, la delegittimazione. E torniamo al punto di partenza, non la trasmissione che sparge fango. Prego Ranucci. Ma insomma, noi fango l'hanno detto i tribunali in 27 anni di storia, che i fatti che noi abbiamo detto perlomeno erano veri o verosimili, ecco. Quindi da questo punto di vista ci sentiamo tranquilli. Certo, quello che sembra che questo governo, il Parlamento in genere, sia insofferente alle inchieste giornalistiche, quando invece un governo sano, un paese sano, una politica sana, deve aiutare il giornalismo d'inchiesta, perché è un tipo di giornalismo che illumina quelle zone d'ombra che possono sfuggire al governo stesso. Il giornalismo d'inchiesta è fondamentale perché dà coraggio a chi lo fa e dà coraggio a chi lo ascolta, al pubblico.